Noemi, sei pronta a farmi da copilota? Prontissima, ma per prima cosa devo inserire il percorso, così ce lo ritroviamo sull'Aidup Display. Eh? Guarda che lo utilizzi già. Serve praticamente a proiettare sul parabrezza tutte le informazioni più importanti, come la velocità e i comandi di navigazione. Ah, si chiama così? Sì. Ah, ma è fantastico. Sì, è comodissimo, perché non ho bisogno neanche di spostare lo sguardo quando guido. Guardo perfettamente direttamente sul parabrezza. Hai visto che lo utilizzavi già? Ma lo sai che sei brava per essere una copilota alle prime armi? Quasi quasi ti porto sempre con me. Partiamo? Sì. Dai. Il nostro viaggio di oggi fa tappa in una città che ha una posizione geografica straordinaria. Pensate, è affacciata sul mare, circondata dalle sue colline e abbracciata dal suo golfo. Bellissima Italia, Generazione Green, dal benvenuto a Salerno. Paola, buon pomeriggio! Benvenuto! Ma guarda, mi hai dato appuntamento su questa terrazza del Castello Arechi con questa vista mozzafiato straordinario. Parliamo del castello, Paola. A che epoca risale? Allora, il castello che è dedicato al nostro primo principe longobardo in realtà risale all'epoca bizantina, quando i bizantini, durante questi 18 anni terribili di guerra con i goti, diciamo, muniscono il territorio con una serie di castelli. Quando si parla, Paola, di Salerno nel mondo, si ricorda la scuola medica salernitana, una scuola famosissima che ha anticipato un po' le università europee che sono venute dopo. Ecco, nel carcere di questo castello ci fu un prigioniero che dipinse proprio un dipinto che però ricordava questa scuola, giusto? Sì, sì, no, allora sì, è un dipinto molto elementare, sì. Però il dato interessante è che appunto un prigioniero in questa piccola prigione decide di ricordare nel suo dipinto la protettrice della scuola, che è Santa Caterina Alessandrina, ci dà il peso dell'importanza dell'istituzione. Nella storia di Salerno c'è un personaggio famosissimo, un medico, che per alcuni era uno stregone. La celebrità di Salerno, Pietro Barliario, un grande studioso di scuola medica, Salvatore De Renzi lo inserisce nei medici, lui lo considera un medico. Cosa succede nel Medioevo? Quando sei troppo bravo e i concorrenti non ti riescono in nessun modo a venire dietro, mettono in giro maldicenze dicendo che sei uno stregone. Paola, però diciamo la verità, questo stregone mago è famoso anche per l'acquedotto medievale, certo. Che viene chiamato però Ponte del Diavolo. Ma come mai? Secondo te? Secondo me aveva un rapporto col diavolo particolare. Esatto, aveva un rapporto col diavolo. Che può essere anche comodo in un certo senso. Era un diavolo che lo aiutava nelle sue magie. I ponti sono detti del diavolo perché furono costruiti, secondo la tradizione, in una notte tempestosa per portare l'acqua al monastero di San Benedetto e alle zone limitrofe. Senti, lasciamo un attimo il profano e passiamo al sacro.
una delle bellezze di Salerno è il Duomo. Fu fondato da Roberto il Guiscardo, il normanno che conquistò la città, e dedicato a San Matteo, perché San Matteo, che già era in città, pare, anche qui racconti di storici normanni, si fosse nascosto e poi si fosse fatto ritrovare all'ingresso di Roberto in città. Quindi lui, per ringraziare l'apostolo, costruisce questa straordinaria cattedrale con questo quadriportico bellissimo, dove troviamo questi decori della fine dell'undicesimo secolo, di arte romanica con influssi orientali, molto bello. Guarda, io sarei tutto il giorno a parlare con te, devo andare a occuparmi di un argomento fondamentale per tutti i salernitani e non solo. CO2 impatto zero. Vi sarà capitato senz'altro di leggere questa frase. Che vuol dire? Per CO2 impatto zero si intende un'impresa che con quel prodotto non altera il bilancio naturale in anidride carbonica, e quindi è molto importante trovarlo sull'etichetta. D'ora in poi fateci caso, mi raccomando. Giulia, io vorrei raccontare un po' la storia della tua famiglia, la storia di questo meraviglioso luogo dove ci troviamo, e vorrei cominciare da dire che è dal 1868 che voi fate ingrassare i salernitani e tutta l'Italia, perché quando si viene qui si sente il profumo e ci si ingrassa. Come nacque questa storia? Questa in realtà è nata da un'idea del mio antenato Mario Pantaleone, che nel 1868 ha rilevato questa, è un'ex cappella, una cappella chiamata Le Anime del Purgatorio, e l'ha voluta rendere una pasticceria. Nel 1920, il figlio di Mario, Alfonso, ebbe un'idea geniale. Ecco, ce la racconti? Sì, volle creare una torta a base di fragoline. Perché? Ma perché? Come perché mai? Lui andava sempre sui Monti Alburni, famosi proprio per le fragoline di bosco pregiate, per cui lui ha voluto prendere queste fragoline di bosco e creare questo dolce chiamato scazzetta. Perché si chiama scazzetta? Che vuol dire? Scazzetta è intesa in dialetto, il nome scazzetta è il copricapo dei cardinali, che in italiano è chiamato galero. E ovviamente ha quella forma che assomiglia tantissimo al galero, ed è il colore del porpora delle fragoline di bosco, e quindi da qui ha avuto questa intuizione di chiamarla scazzetta. Mi spieghi quali sono gli ingredienti, Giulia? Sì, allora, un pan di Spagna, crema chantilly, fragoline di bosco e una glassa di fragole che ricopre tutta la torta. Però io so che c'è un ingrediente segreto che voi non rilevate, non lo dite. E non lo diciamo. Senti, sono tanti personaggi dello spettacolo, della politica, facciamo dei nomi, Gorbaciov, i fratelli De Filippo, che sono venuti qui erano patiti di questo dolce. Ma c'è un qualche personaggio che io non so, particolare, famoso? Il Papa Wojtyla è stato il nostro, Papa. Sì, ha spesso ordinato dei dolci e soprattutto la scazzetta, e noi l'abbiamo mandata fino in Vaticano. E Papa Francesco? Anche. A cui tutti colori l'abbiamo di scazzetta. Fatto assaggiare anche a lui. Ma per Fabrizio Locca una scazzetta c'è? Ma assolutamente sì. E allora facciamo entrare la scazzetta. Ah, finalmente. Vado, eh? Assolutamente.
Sai che forse ho capito l'ingrediente segreto qual è? Non lo dico. Grazie, è sempre un piacere ritrovarti. E secondo te, che cos'è che si abbina bene con un dolce? Il caffè. Il caffè. Sei d'accordo? Pensate, qui a Salerno c'è una produzione di caffè completamente green. Guardate un po'. Fabrizio, io rappresento la terza generazione di un'azienda salernitana che produce caffè, dal 1950. Tutto è iniziato con mio nonno Cesare, che io chiamavo nonno Moca, perché spesso andavo con lui a Napoli a comprare caffè verde e poi nella cantina sotto casa lui tostava il caffè e io mi inebriavo di questo profumo sin da piccola. Oggi sono 73 anni che siamo operativi sul territorio e io sono in azienda da circa 10. Mi occupo di approvvigionamento materia prima e della scuola del caffè che abbiamo fondato nel 1998. Sin da sempre siamo attenti al territorio e quindi ad un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di confrontarci e ci siamo messi in contatto con Enel X, con cui abbiamo iniziato a lavorare e a cui abbiamo chiesto un rapporto di circolarità dell'azienda per misurare le nostre performance. A questo punto abbiamo installato circa 600 pannelli solari e ad oggi siamo autosufficienti per circa il 75% del fabbisogno energetico. Questo ha fatto sì che noi oggi risparmiamo circa 300 tonnellate l'anno di CO2. Inoltre ci siamo dedicati all'economia circolare, quindi abbiamo sentito il bisogno di restituire qualcosa al territorio e abbiamo fatto analizzare il nostro scarto di produzione, che è la silver skin, la pellicola argentea che ricopre il chicco di caffè, che durante la tostatura si stacca e quindi è sempre stata mandata in discarica come rifiuto. In seguito a delle analisi, la nostra silver skin è risultata preziosa in quanto ricca di carbonio e azoto, che sono elementi fondamentali in agricoltura. Inoltre la silver skin è anche possibile utilizzarla per quanto riguarda la cosmesi o la nutraceutica, però a noi piaceva l'idea che potesse ritornare al territorio, quindi come propria restituzione al terreno, in quanto possano crescere un giorno degli alberi di limone. Comunità energetica rinnovabile. Cosa vuol dire? Ve lo posso dire con un proverbio. L'unione fa la forza. Perché? Venite con me. Buon pomeriggio, Roberto. Buon pomeriggio a te, Fabrizio. Mi hai dato appuntamento all'interno del castello di Buccino. Una meraviglia. Un posto carico veramente di tanta storia. Guarda, oggi avrai un'impresa ardua, caro amico mio Roberto, perché tu devi immaginare che tu sei un maestro. Oggi sei un maestro, hai la tua scolaresca davanti e devi spiegare a tutti questi ragazzi e queste ragazze che cosa vuol dire comunità energetica rinnovabile. Innanzitutto direi che è una grande opportunità, perché privati cittadini, pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese appartenenti allo stesso territorio possono decidere di associarsi in modo tale da poter produrre energia elettrica da fonti rinnovabili e condividere l'energia elettrica all'interno dei membri della comunità energetica. Scusami, fammi capire se ho capito bene. Fabrizio, io sì. Divento proprietario di un'azienda, decido di montare
dei pannelli fotovoltaici. E questi pannelli fotovoltaici li può usare io e anche le aziende, le scuole, le abitazioni che ci sono intorno alla mia azienda. Assolutamente corretto. Bene? Centrato. Tieni conto, Fabrizio, che negli ultimi anni l'Unione Europea sta cercando di spingere verso gli Stati membri un nuovo modello energetico più sostenibile, più virtuoso. All'interno di questo meccanismo più virtuoso, l'Italia ha deciso, attraverso le comunità energetiche, di andare a valorizzare la condivisione virtuale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Mi sono un attimo perso, spiegamelo meglio. Ritorniamo alla tua azienda, che ha la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico. Sì. Questa opportunità nel tuo territorio potrebbe non averla un privato cittadino, piuttosto che un'altra impresa, piuttosto che un edificio pubblico. Sì. Qui ci viene in soccorso la condivisione virtuale. In che maniera? Ecco. Il tuo impianto fotovoltaico produrrà energia. Sì. Una parte la consumerai tu, sì, in diretta. Sì. La parte in eccedenza verrà condivisa virtualmente con gli altri membri della comunità energetica. E tutto questo è successo qui a Buccino? Sì, Fabrizio, proprio qui a Buccino. Devi sapere che la comunità energetica di Buccino detiene un primato. Ah. È la prima comunità energetica costruita e costituita all'interno di una area di sviluppo industriale in Italia. Roberto, però diciamo la verità, un ruolo determinante l'ha avuto anche l'Elix. Ha svolto un'attività importante nell'analisi energetica del territorio, in special modo delle aziende. Abbiamo individuato quelle che potevano essere eventualmente dei possibili risparmi per eliminare gli sprechi e poi abbiamo valutato tutte le superfici che si trovano dentro nell'area di sviluppo industriale per capire quali di queste fossero le più adatte per ospitare impianti fotovoltaici. Ecco, ma in altri luoghi d'Italia può succedere quello successo qui a Buccino, giusto? Assolutamente sì, è vero. Enelix ha sottoscritto una collaborazione con la Federazione Italiana dei Consorzi e Enti Industrializzazione che rappresenta con oltre 30 consorzi distribuiti in tutta Italia tutte le ASI, quindi tutte le aree di sviluppo industriale italiane. Immagina, Fabrizio, migliaia di aziende che da domani potranno, utilizzando lo stesso strumento che abbiamo creato qui a Buccino grazie alla collaborazione di tutti, creare la propria comunità energetica dentro l'area di sviluppo industriale. Sai cosa faccio io adesso, Roberto? Sì. Vado a trovare una di queste aziende che ha aderito alla comunità energetica rinnovabile. Certo. Sei stato promosso, eh? Grazie mille. Ciao. Francesco, tu nella tua azienda metterai a disposizione due grandissime superfici per montare su dei pannelli fotovoltaici che poi daranno beneficio alla tua comunità. Lo dico bene? Abbiamo messo a disposizione due lotti, uno da 10.000 metri quadrati e un altro da 12.000 per dare una potenza di circa 1.800 kWh. Senti, fammi capire, ma come avviene questa condivisione? Fammi un po' di esempi. La mia azienda è un'azienda che lavora 3 mesi l'anno. Pomodoro è solo d'estate. No, il pomodoro, cioè. Quello italiano. Certo. E praticamente i mesi in cui l'azienda non lavora produce energia, lo mette, sì, a disposizione per la sua comunità, quindi non la mette in rete. Questo ci porterà ad avere un impatto zero, quindi ad essere tutto in autoproduzione e cercare di prendere dalla rete quanto meno diciamo, energia possibile. L'obiettivo è quello di non prendere nulla. È bellissimo questa cosa. Ma è vero che tu sei impegnato per 20 anni, ma neanche un matrimonio dura più 20 anni. Sì, certo, è un accordo diciamo complesso, appunto proprio dato alla durata, però noi dobbiamo pensare all'ambiente, dobbiamo pensare all'azienda che deve avere dei costi stabili e poi dobbiamo pensare anche a un discorso democratico, perché noi dobbiamo aiutare diciamo appunto l'Italia e gli italiani ad essere autonomi. No, mi sembra perfetto. Guarda, se tanto vi dà tanto, posso pensare che il tuo succo di pomodoro, sì, è lo zucchero. Sì, sì, lo dicono i consumatori. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Thank you.
Parlare di Salerno vuol dire anche raccontare del suo porto e delle sue storie. Il suo porto che oggi gode di una rinnovata bellezza. Carmine, siamo in uno dei simboli della Salerno moderna, la stazione marittima, che molti chiamano Ostrica. Come mai? Viene chiamata Ostrica innanzitutto perché la sua progettista, l'architetta Zaha Hadid, la immaginò così. Questa stazione, questo ingresso alla città era immaginato come qualcosa di forte, di duro, di resistente, che proteggeva le persone dal sole, dal mare, e quindi il guscio dell'ostrica, e qualcosa di accogliente, di morbido, di dolce, il suo interno, la possibilità di vivere l'ingresso della città o la partenza verso il mare. E quindi questo posto è un po' la metafora di una città che è diventata sempre più ampia, sempre più forte, ma soprattutto che si è aperta al mare. Questo mare ne ha visto di ogni, ha tantissime storie, da dove vogliamo cominciare? Sì, le storie sono tantissime, a volte si mescolano con la leggenda, altre volte mito e realtà si confondono, a volte c'è qualcosa di vero. Ad esempio intorno all'anno 1000, quando la città era molto piccola, però era la capitale di un principato importante, Guaimiero, un aristocratico di origine longobarda, era il suo principe, e spesso arrivavano dal mare minacce, aggressioni di ogni tipo. Intorno all'anno 1000 spesso erano i pirati saraceni che arrivavano da posti diversi del Mediterraneo, che sbarcarono in questa lunghissima spiaggia che c'era di fronte a una città che era molto piccola, era più o meno, Fabrizio, quello che vedi qui di fronte a te. Sì. Poi era solo spiaggia. Pare che ci fossero dei mercenari che erano un po' simili ai vichinghi che vediamo nelle fiction, i normanni. Questi scortavano i pellegrini, si facevano pagare, facevano quello che oggi farebbero dei guardaspalle, e loro ebbero il coraggio di affrontare questi pirati, li sconfissero, e questo restò nel mito dell'arrivo nei Normanni a Salerno, ma soprattutto di quelli che fonderanno, meno di un secolo dopo, il Regno di Napoli. Mi piacciono tanto le storie e le leggende. Ce n'è una legata al mare che parla di San Matteo, il patrono di Salerno. Sì, è forse la leggenda più forte che c'è in questa città, perché l'abbiamo visto già, il mare è stato forse per più di 1000 anni, innanzitutto paura, razziatori, pirati, predoni e soprattutto tanta gente che veniva portata in schiavitù. La storia del Mediterraneo è una grande storia della schiavitù. Sì. Nel 1544 arrivarono due immense flotte, partivano dal Nord Africa, che all'epoca era il cuore della grande pirateria. Queste flotte erano di fronte ad Amalfi e di fronte a Salerno. Si ricorda che non c'erano forse le forze disponibili immediate per affrontare due minacce così potenti. Arriva una tempesta forte, disperde le flotte. Gli amalfitani dissero che era grazie al loro patrono, a Sant'Andrea, i salernitani che era il loro grande protettore, San Matteo. E così quel giorno è stato ricordato, viene ricordato ancora oggi, e nel mito, nella leggenda, nella storia della città c'è San Matteo che dice: Salerno è mia, io la difendo. Carmine, ci fu una giornata particolare nella storia del Golfo di Salerno durante la Seconda Guerra Mondiale, 1943. Che cosa successe quel giorno? È il giorno più drammatico e più importante della storia di questo mare. Anzi, non si poteva vedere il mare stesso perché c'erano 1000 navi, era la flotta da guerra alleata che portava il primo grande esercito che invadeva l'Europa. Ci sono due drammi in quel giorno. Il primo è la fine della vecchia Italia. Il re era fuggito con il governo da Roma, l'esercito era arrestato senza ordini, i tedeschi iniziarono a occupare il paese. L'altro dramma si consumò lungo le spiagge in questo mare. Sbarcavano gli alleati, qui c'erano due divisioni tedesche, non erano molti, ma erano decisi a combattere, e per molti giorni la spiaggia divenne un carnaio. Fu forse la prima grande sperimentazione dell'assalto all'Europa che sarebbe avvenuto nel giugno dell'anno dopo. E il dramma non finisce qui, perché Roma era in mani tedesche, Napoli era stata distrutta, bisognava dare un governo all'Italia, e proprio lì dove c'è il comune ci fu la sede del primo governo dell'Italia liberata, quello che noi ricordiamo come il governo Badoglio. I ministeri erano lungo questa costa, il re stava in costiera amalfitana e iniziò così la nuova Italia. Pare che il lungomare Trieste è stato proprio il re d'Italia, Vittorio Emanuele III,
che decise di costruirlo. Questo lo raccontava un sindaco che è restato in maniera potente nella memoria di questa città. Si chiamava Alfonso Menna, era un uomo della vecchia Italia che divenne sindaco della nuova Italia e che disegnò tutta questa immensa città di case che vedete aver coperto la vecchia spiaggia. La cosa più bella è proprio il lungomare, è proprio l'idea che il mare, che prima non era luogo di passaggio, diventa un posto per vivere la città e per vivere il mare allo stesso tempo. E lui raccontò che proprio in quei mesi in cui il governo stava qui e il re, quell'uomo sconfitto, abbattuto, distrutto, passeggiava per la città, gli suggerì: facciamo lungomare. Grazie Carmine. E adesso continuiamo a parlare del mare di Salerno, perché un giovane, insieme ad alcuni amici volontari, ci parlano di un'iniziativa molto importante per questa città. Fabrizio, come vedi, a noi di Voglio un Mondo Pulito non ci ferma nemmeno il maltempo. Ok raga, allora Gerardo e Michele fate indifferenziato, Roberto e Francesca plastica, Carmine e Marco vetro, metalli, se trovate altro. Io faccio da jolly, vi aiuto un po' su tutto, ok? Possiamo cominciare, raga, dai! Io sono nato a Salerno e nella vita di tutti i giorni sono un DJ e ho sempre avuto, diciamo, questa passione per l'ambiente e un giorno di ormai quasi 5 anni fa, durante una meditazione, mi sono semplicemente chiesto cosa potessi fare, insomma, nel mio piccolo. La risposta che ho avuto è stata la più scontata, ma la più difficile da trovare in quel momento, ovvero sporcati le mani e fai qualcosa. Il 6 marzo del 2019, nel pomeriggio, scesi in spiaggia, pulii un po' quel tratto di spiaggia e semplicemente poi mi feci sto selfie. Decisi poi di creare prima una pagina sui social. Non ero l'unico ad avere questo desiderio, ma c'erano tante persone, quindi serviva forse solo un input. E poi mi iniziò a piacere, insomma, questa cosa. Decisi poi da quella pagina di creare un'associazione insieme ad altri ragazzi che si sono uniti col tempo. L'associazione si chiama Voglio un Mondo Pulito, è il primo nome che mi è venuto in mente. E la cosa divertente è che lo sbagliano tutti. Il martedì sera ci occupiamo più del lato urbano, delle zone verdi della città, principalmente con la raccolta, quello che chiamiamo la raccolta cicche. Quindi raccogliamo mozziconi di sigarette in buste trasparenti per far vedere quante ce ne sono a terra, le pesiamo. E sabato mattina invece siamo in spiaggia. Allora raga, ma pesiamo un attimo quello che abbiamo raccolto. Ovviamente queste non possono mai mancare, però sta finendo la stagione in spiaggia. Queste qua le ritroveremo solo in strada mo. Allora partiamo dalla plastica. 1,7 kg più 2,4 kg. Questo è indifferenziato. Sono 6,2 kg, 200 grammi. Altro indifferenziato. 1,4, 0,1 metalli. Da quel giorno di marzo ad oggi sono 52 tonnellate, siamo sulle 52 tonnellate di rifiuti raccolti. Considerando che non abbiamo macchinari, non abbiamo chissà quali strumenti, quindi è tutto con le nostre mani, 52 tonnellate lo considero un bel numero da una parte, dall'altra un numero triste perché comunque, diciamo, togliere 52 tonnellate di rifiuti principalmente dal mare significa che c'è veramente tanta, tanta immondizia. Io voglio capire quanto sono green qui a Salerno. Devo trovare delle persone giuste.
Bene, io sono Fabrizio Rocca, direi due, voglio giocare anch'io, mi faccio un po' di spazio. Ma che state giocando, scusate? Ma lo sapete che non me la ricordo come si gioca a brisca? Questo qua è una capsula del caffè. Secondo te questo qui dove si butta? Non lo so, perché non le uso. In qualche cestino che. No, no, a casa, fai conto a casa. Di fatturata di no? Sì. No. Differenziata. Una alla volta, aspetta. Differenziata. È differenziata. Però non è tanto perché questa qua è plastica. Un po' di plastica. Ecco. Quindi si butta nella plastica. No, e invece il caffè che rimane dentro? Differenziato. Umido. No, hai sbagliato. Dovresti aprire questa capsula, il caffè che rimane dentro, dove lo butteresti? Nell'umido. E invece questa qua dove la butti? Di che cos'è questa? Plastica. Plastica, no? Dove la butti la plastica? Si divide il contenuto nell'organico e il resto nella plastica. Ma sei una ragazza precisa. Promossa, ok. Vabbè, facciamo un applauso. Brava, brava. Se questo bicchiere si rompe a casa, no? Ci sono tutti i vetri per terra. Secondo voi, quando raccogli i vetri per terra, dove bisogna buttarli? Nel vetro. Non si butta nel vetro. Perché questa, eh? Cri, cri. Aspetta. Nel vetro? Cri, cri. Cristallo. Bravo. Beh. Dove va questo? Indifferenziata. Perché? È cristallo, non è vetro. Brava. Con chi stai parlando? Sto parlando con una persona. Vabbè, sono Fabrizio Rocca di Rai 2. Ho fermato la signora per fare una domanda sul green di Salerno. Posso, possiamo mettere giù? Ok, allora la richiamo tra 5 minuti la signora. Grazie mille, grazie mille. Metta giù. Se io ti do questa busta di latte, che è tetrapack, non è cartone. Ah, sì. Dove si butta a Salerno il tetrapack? Questa qui si butta nella carta e questa nella plastica. A Salerno? Non no, ci sbagliato. La plastica. Nella plastica. Dov'è? La busta nella carta e il tappo nella plastica. La busta nella carta per la plastica? A Roma. Ma qui no. A Salerno no. Ah, io sono mi... innocente. Tetrapack, plastica. Tutto? Plastica. Tutto. Plastica. Senti, mi trovo impreparato. Organico. Non si butta nell'organico. Dove si butta? Dillo tu. Differenziato. Indifferenziato. Non si butta indifferenziato. Lui lo fa. No, no. Il tetrapack, secondo la differenziata di Salerno, nella plastica. Ma brava. Gino, sono Fabrizio, ti saluto e ti ringrazio. Lucia è stata bravissima. Te la ripasso. Buona giornata. Caro Giovanni, che piacere ritrovarti. E poi che giornata meravigliosa. Me l'hai preparata tu questa giornata a Salerno? No, è la natura che ci accompagna in questi percorsi, in questi incontri sempre bellissimi. Da una ricerca voluta dal CONI, che parla ovviamente di sport, si parla di sostenibilità. La tua azienda come si sta preparando a questo argomento così importante? Già da tempo Givova sta seguendo con molta attenzione la sostenibilità, il green, l'ambiente. Finalmente è diventato un patto culturale fondamentale perché i ragazzi di oggi stanno anticipando i tempi, ci stanno lanciando un messaggio molto forte, il rispetto dell'ambiente. Peraltro i miei due figli stanno realizzando una linea di prodotti, Givova Project, nel rispetto dell'ambiente e della natura. Questo vuol dire che Givova vuole far conoscere alle nuove generazioni il tema dell'ambiente. La natura ce lo sta chiedendo. Muovetevi velocemente, quindi finalmente i ragazzi stanno creando questo movimento per la sostenibilità, per l'ambiente, per lo stile di vita. Si stanno interessando a questi argomenti, questa è la cosa importante. Bravo. Dimmi una cosa, tu che hai girato, hai viaggiato, sei stato in tutto il mondo e poi ovviamente sei un imprenditore di successo in Italia, che consiglio daresti a un giovane che adesso sta cominciando a vivere, sta cominciando ad affacciarsi al mondo del lavoro? Di vivere la vita con intensità, ma anche la vita dello studio, studiare con attenzione, con passione, dedizione e viaggiare. Ci vuole curiosità. Curiosità. Beh, certo, perché bisogna viaggiare. Fame di sapere, il sapere, il sale della vita, l'essenza della vita,
credere nei propri sogni. Giovanni, grazie. Io continuo il mio giro per Salerno, continuando a parlare di sport. Ciao Fabrizio. Grazie. Flavio, siamo davanti allo stadio Arechi, che possiamo dire storia del passato e del futuro dello sport di questa città. Ma come mai? Sì, diciamo soprattutto del futuro, perché la regione Campania si appresta con un importante finanziamento ad intervenire sul recupero dello stadio, che diventerà così uno dei più moderni d'Italia. I lavori ancora non sono partiti, ma so che c'è un progetto rivoluzionario con un'attenzione particolare all'ambiente. Sì, assolutamente. Il progetto che è in itinere utilizzerà tecnologie all'avanguardia per andare a minimizzare l'impatto ambientale. Soprattutto per quanto riguarda la nuova facciata, verranno utilizzati materiali riflettenti, darà la percezione di un cambiamento, diciamo, visivo dello stadio grazie a un gioco di luci che andranno a richiamare gli effetti che producono le onde del mare. Quindi diventerà uno stadio green. Uno stadio assolutamente green, ma anche per altri motivi molto più importanti, ovvero nella copertura verranno installati pannelli fotovoltaici, sì, che daranno energia allo stadio durante l'uso, certo, ma nei restanti giorni daranno energia anche alla città. Di quello che c'è adesso, che cosa rimarrà? Beh, un grosso cambiamento è che ci sarà una sola gradinata, un'unica gradinata, e chiaramente si andrà a migliorare la visibilità per le partite. Però, diciamo, nell'ottica di una sostenibilità ambientale si cercherà anche di conservare il materiale esistente, andando a rifunzionalizzarlo, a migliorarlo ed integrarlo con il nuovo stadio che si andrà a costruire. Un'altra cosa importante è che il nuovo stadio andrà a baciare l'inclusività e quindi, senza barriere architettoniche, garantirà l'accesso a tutte le persone, chiaramente anche le persone disabili. Tutta questa meraviglia che mi hai raccontato, quando sarà pronta? La nostra sfida è di arrivare per fine 2025 con lo stadio concluso. In bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie a te. Il nostro viaggio a Salerno finisce qui, sul lungomare Trieste. Bellissima Italia, Generazione Green torna sabato prossimo su Rai 2. Ciao!